Buongiorno, buongiorno. Grazie di aver accettato questo invito. Percepisce come un elemento negativo, ma un ospedale militare, a parte il colore delle tende. O si chiama Giuliano, si può prendere la strada, non sa neanche dove siamo. Oltre all'ospedale imbarcato, alle sale operatorie, alle apparecchiature diagnostiche sul vulcano, saranno portati anche medicinali e soccorsi. Ma non si fermerà qua l'operazione umanitaria che l'Italia vuole portare avanti. Lo Stato Maggiore della Difesa sta coordinando l'invio di un ospedale da campo su terra, che è nostra intenzione, penso in accordo anche con i palestinesi, portare direttamente sul terreno di Gaza, cioè vicino a dove c'è l'esigenza reale. Ricordo che a Gerico i carabinieri italiani fino a 3 settimane fa formavano la polizia palestinese, per cui hanno un rapporto di fiducia e di conoscenza che in una fase come questa e di rispetto che in una fase come questa è utilissima. Proprio per questo noi siamo stati i primi a lanciare questa operazione umanitaria. Il rispetto, la credibilità, la stima che ci siamo guadagnati in questi decenni vogliamo sfruttarla anche in questo momento, perché è più facile per noi farsi aprire le porte e farci accettare rispetto ad altre nazioni. Quindi vogliamo fare capofila di questo percorso di umanità e di aiuto. Sì. Buon viaggio, Sì. a Civitavecchia.